Parlare di politica lo facciamo, ma non in aula. Questa è elettrostatica, questa è magnetostatica. Obama forever? Ma magnetostatica. Ok, le equazioni dell'elettrostatica sono che la divergenza è uguale a 1 su epsilon 0, vabbè, queste unità che vengono dal sistema internazionale, mannaggia. La divergenza è la carica, la densità di carica in un punto diviso epsilon 0. Cioè il flusso attraverso la superficie chiusa è 1 su epsilon carica. Seconda legge dell'elettrostatica, la circuitazione è identicamente 0. E questo è equivalente a dire che il rotore è 0 o che il campo elettrostatico è generabile da un campo scalare. Questa è la elettrostatica che dice che il flusso è sempre 0, ovvero la divergenza è sempre 0. E questo è equivalente a dire che B è generabile da un potenziale vettore, in questo modo. Notate che in tutti e due i passaggi sto usando un teorema di matematica. Cioè questo equivale a scrivere questo. Questo equivale a scrivere questo. Sono due modi della stessa cosa. Questo teorema non ve l'ho dimostrato, ma almeno ve lo abbiamo verificato. Questo invece, come no? L'abbiamo dimostrato in tutte le salse. In magnetostatica la circuitazione non è zero, dipende se c'è una corrente concatenata o no. Cioè il rotore di B è un zero per la densità di corrente. Allora, io ognuno ha due equazioni, ma possiamo combinarle assieme per avere un'unica equazione. Per elettrostatica è un'unica equazione per magnetostatica, un po' di economia, no? Allora, io prendo questo, dico che il campo elettrostatico è il gradiente che cambiato di segno di V e lo sbatto qui. Quindi sto dicendo che la divergenza del gradiente di V cambiato di segno è uguale allo 0 diviso epsilon. Ovviamente il segno meno lo posso portare dall'altra parte, quindi ho la divergenza del gradiente è uguale a meno lo 0 diviso epsilon 0. Cos'è la divergenza del gradiente? Usiamo le coordinate cartesiane. Silenzio là in fondo! Coordinate cartesiane. Cos'è l'operatore gradiente? A rigore chiamato nabla. Cos'è la nabla di V? La nabla di V in coordinate cartesiane, sapete bene, scriverla così. È un vettore che ha una parte nella direzione x. Quanta parte è la derivata di V rispetto a x? Derivata parziale si intende, ok? Questo è il gradiente di V e io devo fare la divergenza. E cos'è la divergenza? Di nuovo, questi sono esercizi e teoria, ma è un modo per manipolare se voi volete saperlo fare. Cos'è la divergenza di un vettore? La divergenza di un vettore, quindi la divergenza del gradiente, è la derivata rispetto a x della componente x, quindi più la derivata rispetto a y della componente y, quindi ho la derivata rispetto a y di quello che è già stato derivato rispetto a y, quindi la derivata seconda di v rispetto a y. Questa è la notazione, no? Quindi vi raccomando, voglio essere pulito un attimo, poi non lo farò più, anzi lo sto per cancellare. Questa è la derivata rispetto a x della derivata di v rispetto a x più la derivata rispetto a y della derivata di v rispetto a y. Lo sto per cancellare perché non lo farò mai più questo. È un ricordo di cos'è la divergenza, giusto? Ah? Allora uso la notazione che risparmia gesso, quindi questa notazione non la userò più, userò la notazione che stavo scrivendo. Pronto? Va bene? Cancello? Via? Ok, anzi comincio da qua. Quindi la notazione
che si risparmi un po' in gesso, è questa. E dovete saperla leggere. Questa è la derivata seconda rispetto a x due volte, la derivata seconda rispetto a y due volte. Cioè la derivata seconda pura rispetto a x, y e z. Ok? Questo signore qui, io lo scrivo con la notazione degli operatori differenziali, la scrivo così. Di nuovo un po' di prolissità, poi non lo farò mai più. Ho questo operatore che agirà su V. È un operatore quello, ha un nome, è un operatore molto importante. In coordinate cartesiane, questa cosa qua si chiama l'operatore Laplaciano, in onore del signor Laplace. Laplaciano. E il modo in cui si scrive è così, guardate com'è. È l'operatore Nabla moltiplicato scalarmente per se stesso. Quindi è così, si scrive così. Ok? Quel Nabla quadro. Ok? È un Nabla con 2. Quindi quel Nabla con 2 è un simbolo che ho inventato che significa Nabla potuto scalare Nabla. E cos'è Nabla potuto scalare Nabla? In coordinate cartesiane così, coordinate cartesiane ortogonali, non cartesiane rettangolari, quelle che conoscete già da tanti anni. Deve essere chiaro che l'operatore gradiente e Laplaciano cambiano se usate coordinate cilindriche, polari, ma se usate le coordinate x, y, z sono l'espressione che vi ho dato, va bene? Quindi questa è l'espressione del Laplaciano in coordinate x, y, z. Quindi l'elettrostatica può essere scritta in maniera molto elegante, cancello tutto qua e lo rimetto qua su, no? Quindi l'elettrostatica può essere scritta in maniera così, con una sola equazione, questa qua, il Laplaciano di V uguale a meno rho 0 diviso epsilon 0, una equazione, questa è l'elettrostatica, in termini del potenziale elettrostatico si intende. Questa è l'elettrostatica in termini del campo elettrico. Ecco che il campo elettrico è esprimibile come la gradiente di V. E questa è un'unica equazione dove tutto è espresso in termini di V, è una unica equazione, e si chiama l'equazione di Laplace, anzi, no, si chiama l'equazione di Poisson. L'equazione di Laplace è questa. Quindi questa è Poisson, che è signor Poisson, vuol dire pesce, e questa è l'equazione del signor Laplace. Quando è che vale l'equazione di Poisson e quando vale l'equazione di Laplace? Quella equazione di Laplace vale nel vuoto, vedete, quando ρ è uguale a zero. Quindi se questa è una carica, questa è una carica, questa è un'altra carica, Q2, Q1, questa zona qua dove non c'è nulla, questa zona qua dove ρ è uguale a zero è vuoto. Le cariche sono qui, sono qui, sono qui. Questa zona dove ρ è zero vale l'equazione di Laplace. In generale, dove qualsiasi punto, anche questo punto dove è incluso della carica, perché qua c'è una ρ, in questo punto vale questo. In questo punto dove ρ è zero vale questo. Ok? L'equazione di Laplace è l'equazione di Poisson. L'operatore che appare nell'equazione di Laplace, nell'equazione di Poisson, si chiama il Laplaciano. D'accordo? Equazione di elettrostatica, una equazione, bella questa equazione. Poi impareremo a leggerla. Facciamo qualcosa di simile di qua. Allora, di nuovo, la divergenza di B è identicamente zero, il campo è solenoidale. Allora, il campo solenoidale può essere scritto così. Un campo solenoidale può essere scritto come il rotore di un campo vettoriale. Quel campo vettoriale si chiama il potenziale vettore magnetico. Questo campo qui si chiama il potenziale scalare elettrico, elettrostatico in questo caso, magnetostatico in questo caso. Prendete questo e inseritela qua.
Quindi il rotore del rotore di A deve essere uguale a mu0g. Questa è una equazione espressa combinando da 1 e da 2. Che diavolo è il rotore del rotore? Allora, si dimostra, e lo dimostreremo adesso, che il rotore del rotore di A è uguale a, vediamo se me lo ricordo, perché c'è un, sono due termini che hanno un segno, uno positivo e uno negativo, e tendo a dimenticare chi è positivo e chi è negativo. Mi azzardo a scrivere che è, attenzione, questo è un vettore, è un vettore. Il rotore è un vettore, il rotore di un vettore è un vettore, questo è un vettore, d'accordo? Quindi quello che sto per scrivere è un vettore. Allora, sarà il gradiente di uno scalare. Meno il laplaciano. Voglio solo riscrivere quello che ho cancellato perché è questo il punto di partenza. Questo è un teorema di analisi vettoriale e adesso ce lo dimostriamo, ok? Con molta pazienza ed è un ripasso di tante cose, qualcosa che dovrebbe saper fare. Dove la faccio? Sull'altra lavagna, dai! Attenzione! Questo è un vettore, d'accordo? Quindi io voglio dimostrare almeno una delle componenti, poi per come lo ottengo il risultato capirete da soli che la dimostrazione è tale quale per la componente Y e la componente Z. Quindi io voglio farlo per la componente X, quindi voglio prendere la componente X di questo, dimostrare che questo sarà la componente X di questo. Cos'è questo? L'operatore Nabla. Quindi, anzi, per non appesantire, preferisco scrivere sotto che intendo dimostrare questo. La componente x di questo è uguale alla derivata rispetto a x di questo meno la derivata della componente x di questo. Dovete pensare cosa è scritto qua. Questo è il laplaciano del vettore, queste sono tre equazioni. Io voglio dimostrare questo. Dimostrato questo per la componente X, vedrete da soli come diventa per la componente Y. Lo facciamo? Sì o no? O ve lo do a lavorare? Chi ha detto no, non lo facciamo? Perché se non la faccio adesso, non lo farò più, lo faremo all'orale. Quindi, con molta pazienza, solo che io odio questa lavagna e quindi cancellerò qua, va bene? Tanto questa la rifacciamo in un battibaleno. La lavagna sotto proprio non riesco a usarla, mi crea sempre difficoltà. Quindi la prima cosa da fare è scrivere questa bestia qua e individuare chi è la componente X. Quindi dobbiamo prima fare il rotore di A e poi il rotore del rotore, no? Quindi il rotore di A, questo è il rotore, di nuovo dobbiamo aver chiaro cos'è. Fatelo prima che lo faccia io. Uso una notazione un po' più leggera, così mi risparmio un po' di tempo, uso questa notazione qui, ok? Non so se l'ho mai usato nel passato, è per risparmiare un po' di gesso. Bene, dobbiamo avere la componente X, che è, di nuovo, per l'ennesima volta, derivata rispetto a Y di AZ, meno la derivata di Z rispetto a Y. Il vantaggio di usare questa notazione è che è più leggibile, no? Si vedono prima e meglio i pedici. È la stessa cosa, però. Questa è la componente X. La componente Y
questo è quello che bisogna stare attenti, quindi derivato rispetto a z di a di x meno derivato rispetto a x di a di z più la componente z. Stasera devo fare meno e scambio. Ci siamo? Verificate rapidamente che ho fatto giusto. Siete tutti d'accordo? Ok. Adesso dobbiamo fare il rotore di questo. Con calma. Allora, il rotore. Di là. Con infinita pazienza. Derivato rispetto a x, d'accordo, rispetto a y, d'accordo, rispetto a z, d'accordo. Adesso qua devo mettere questo. Quindi, aiutatemi a non sbagliare, perché se poi mi sbaglio, dico pazienza, non ho tempo né voglia di rifarlo e ci vediamo all'orale. Quindi, aiutatemi a non sbagliare adesso. Per esempio, devo darmi un po' di spazio, se no non ci sto. Invece di chiacchierare dovreste cercare di battermi sul tempo, sfidatevi, è una gara, chi finisce prima può dire che firme sono. No pain, no gain. Cos'è qua? E la cosa è stupefacente, voi ridete, io sono serissimo, mi stupisce, voi ridete. Pazzesco, io sono veramente serio. Signorina, quella che mi ha risposto così bene quella volta, ce la fa a battermi? Guardiamo se è plausibile, la componente x qua non deve avere per pedice x, non ce l'ha, y non deve avere pedice y, la z non deve avere pedice z, d'accordo? E devo semplicemente sperare di aver trascritto bene. Questo è giusto? Perché se questo è sbagliato è chiaro che si è sbagliato. Adesso io voglio discutere la componente x. Io voglio dimostrare questa cosa qua in arancione. Ok? Quindi mi interessa la componente x di sta roba. E qual è la componente x? La componente x è quello che ottengo facendo così. Quindi è questa parte qua che mi darà la componente x. Quindi la componente x del rotore è la derivata rispetto a y che si applica a questo. Con molta pazienza devo derivare rispetto a y quello che è già stato derivato rispetto a x. Ok? Quindi ho la derivata seconda rispetto a y, avendo già fatto rispetto a x, di cosa? Di y, di a y. Poi qua, quindi ho meno la derivata seconda rispetto a y, ah che bello, vedete? Vedete che sta saltando fuori il pezzo che è pertinente alla Placiano? Allora, dove ero? Qua, quindi questo è ax. D'accordo? Spero di aver fatto giusto. Ah beh, manca ancora l'altro pezzo, no? Perché per ora ho fatto solo questo, fa questo adesso. Quindi, motorino, quindi motoscafo, quindi più la derivata rispetto a z pura, zz di ax, meno la derivata seconda di z, avendo già la derivata rispetto a x, di az. Ci siamo? Ok, e mi sto chiedendo se è uguale a questa roba qua, meno questa roba qua. Quindi questo è il pezzo facile, quindi mi sto chiedendo, è uguale, punto di domanda, a
prima scriviamo questo, poi scriviamo questo, scriviamo nell'ordine in cui è scritto. Questo è la derivata rispetto a x della divergenza di A. Quindi dobbiamo avere l'idea chiara su cos'è la divergenza di A. La divergenza allora la scrivo? La scrivo qua. La divergenza di A è uguale a cosa? A derivata rispetto a x di A di x più derivata rispetto a y di A di y più derivata rispetto a z di A di z. Questa è la divergenza in coordinate cartesiane x, y, z. E io devo fare di questo scalare, perché questo è uno scalare, devo fare la componente x del gradiente, giusto? Quindi devo fare la derivata x rispetto a x di questa roba qua. Quindi, la scrivo qui, mi sto chiedendo, è uguale a derivata seconda rispetto a x di ax più la derivata rispetto a x di questo, derivata seconda rispetto a x, avendo derivato prima rispetto a y di ay, più la derivata rispetto a zx di questo, quindi la derivata seconda di az rispetto a x, avendo derivato già rispetto a z. Se non ho sbagliato, ho scritto questo pezzo qui. Adesso devo sottrarre la Laplaciano della componente x di A. E cos'è il Laplaciano? E qua devo avere un po' di spazio qua. E questo è uguale meno la derivata seconda rispetto a x quadro di ax meno la derivata seconda rispetto a y quadro di ax meno la derivata seconda di z rispetto a z di ax. Cioè questo qui è quell'ultimo pezzo, siete d'accordo? Qui? Quindi tolgo le parentesi e spero di non aver fatto un errore. Allora, questo mi pare che ci siamo, no? O no? Aiuto! Qua c'è la y. Ah, ma questa è derivata y di x e quello x. Ma è la stessa cosa. Questo è uguale a questo. Check! Poi ho questo. Un attimo, che mi sto perdendo. Eccolo qua, questo c'è, quindi cambiamo colori, ci siamo? Ha funzionato? Quindi questo x rispetto a y due volte, eccolo qua, c'è z. Là c'è il segno più, perché? Hai sbagliato il segno quando hai fatto la matrice, avevi indicato di fare meno di z. Era questo che hai sbagliato? Quello è il terzo e il quarto. Questo qua? Sì. Per fortuna. Grazie, merci beaucoup. Quindi, altro colore blu. Questo. Dov'è che sono proprio cieco? Eccolo qua. Check. E questi qua sono uguali sempre per Schwarz. D'accordo? Verificato. Fate la dimostrazione con la componente Y e la componente Z per praticare. Secondo me se la fate una volta con qualsiasi cosa. Ok? Ci siamo? Ok, quindi
No, no, ho sbagliato, perché ripeto, tendo a dimenticarmi chi è positivo e chi è negativo. Va bene, quindi, dopo tutta questa fatica, che in realtà fatica non è, qual è la fatica? Avere la pazienza di scrivere con calma. È là la fatica, non c'è niente di difficile qua. Mettiamo i pezzi assieme, no? Quindi, il rotore di B è uguale al rotore di A. Matematicamente il rotore del rotore è uguale al gradiente della divergenza di A meno il Laplaciano di A. Ma Ampère mi dice che questa roba qui è uguale a mu0j, ok? Quindi la mia equazione elettrostatica si riduce a questo. Quindi questa è l'equazione 1 e 2 messi assieme, facendo uso del teorema di analisi vettoriale. Allora, riassunto, questa è la magnetostatica in termini del potenziale vettore, l'equazione dell'elettrostatica in termini del potenziale scalare è questo. C'è una certa somiglianza, mannaggia, se non fosse per questo pezzo qui sarebbero identici. Ecco che la natura non è matrigna ma è benigna. È uno dei bellissimi casi in cui la natura, la struttura matematica dell'equazione dell'elettromagnetismo permettono di imporre, se si vuole, una condizione ausiliaria. E la condizione ausiliaria come si scrive ausiliaria? Così? La condizione ausiliaria che si può imporre se si vuole, deve essere importante qua, se si vuole, si può sfruttare una specie di simmetria interna dell'equazione di Maxwell e si può imporre, si può scegliere di avere che la divergenza di A sia identicamente nullo. E quindi tutto lo tratto con questa scelta. Le equazioni della elettrostatica e della magnetostatica hanno esattamente lo stesso aspetto. Quindi, di nuovo, la morale del corso, almeno come io sto cercando di raccontarvelo, è dovete sfruttare al massimo le similitudini. Certo, siete molto avvertiti che ci sono differenze, ma quello che imparate in una cosa forse può essere riciclata. Un'equazione dell'elettrostatica è questa, il Laplaciano di V uguale meno Rho diviso Epsilon 0, la magnetostatica con la condizione ausiliaria che la divergenza di questo benedetto A, questo strano A, questo A che so che può, B può essere scritto come il rotore di una A, io posso scegliere la A che mi genererà la mia B in maniera che la sua divergenza sia zero, e con questa scelta la magnetostatica è questa. È bellissimo questo, io lo trovo bello, poi ci sarà sempre qualcuno che vuole dire
queste sono, questa è un'equazione, queste sono tre equazioni, deve essere chiaro che ho il Laplaciano della componente x che è uguale a meno mu0 di jx, ho il Laplaciano di ay che è uguale a meno mu0 di jy, ho il Laplaciano della componente z che è uguale a meno mu0 della componente z di j. Ma questa è l'equazione di Poisson, è la stessa equazione, dove invece di avere v ho a, e invece di avere 1 su epsilon 0 ho mu0, c'è il meno, invece di avere la densità di carica ho la densità di corrente. Quindi vedete che l'equazione di Poisson e tutto quello che imparerevo dall'equazione di Poisson può essere riciclato nella magnetostatica, a patto di fare debite associazioni, che 1 su epsilon 0 diventa mu0 e che la V, che è uno scalare, quale scalare? Il potenziale che genera la E diventa un vettore. Qual è il vettore? Il vettore che genera la V. Ci sono delle differenze, ma la struttura matematica è la stessa. Quindi se sapete risolvere questo, e lo impareremo, sapete risolvere questo. E quindi questo. È veramente un bellissimo risultato. Che la natura vi dia questa opportunità è perché la natura non è matrigna. È proprio una cosa interessante. Adesso che ore sono? Qualche commento, perché adesso dobbiamo cercare di avere un linguaggio comune. Ci sono diversi operatori del corso, c'è il flusso, nel contesto del linguaggio differenziale abbiamo la divergenza, no? La divergenza di un campo vettoriale, magari un campo vettoriale W doppio, così non c'è il rischio di confonderlo con la V. Abbiamo il rotore, se abbiamo un campo scalare o anche un campo vettoriale ha senso chiedersi cos'è il Laplaciano, per esempio il Laplaciano di V o il Laplaciano delle componenti A, prese una componente alla volta. C'è un altro operatore che è questo qui, cosa diavolo è il gradiente? Questo è il porcospino. Questo è la circuitazione, questo in fondo è una misura del flusso in un punto, no? Il flusso diviso il volume, questo è una circuitazione diviso un'area, questo cos'è? Questo cos'è? Il gradiente? Cos'è il gradiente? Dovete ricordare che se avete un problema di matematica dove avete una funzione x, y, z, una funzione scalare che dipende dal punto, cos'è? Qual è la variazione? Qual è la variazione di V nei due, in due punti? Uno è un punto x più delta x, y più delta y, z più delta y, z, z, e il punto x, y, z. La stima lineare della variazione del valore di V da un punto a un altro che gli è vicino, vicino, una stima lineare, l'abbiamo fatto, è uguale al gradiente di V prodotto scalare delta R. Cioè questo è se io prendo due punti vicini x, y, z e un altro punto dove vario x, y, z per delta x, delta y, delta z, di quanto è cambiata la funzione v? Una stima di quanto è cambiato è dato da la derivata di v rispetto a x nel punto per delta x più la derivata di v rispetto a y nel punto di origine moltiplicato delta y, la derivata di v rispetto a z sempre nel punto iniziale moltiplicato per delta z. Quella è una stima. Come si scrive questo? Questo è un teorema che dovete conoscere, l'ho fatto al precorso. Questo si scrive così, come prodotto scalare del gradiente per il vettore spostamento per andare dal punto x, y, z a un altro punto che è
x più delta x, y più delta y, z più delta z. Quindi cosa mi dice questo? Che il gradiente è un vettore, e guardate, io potrei avere un cambiamento zero se il mio spostamento è a 90 gradi rispetto a questo vettore. Quindi il gradiente che cazzo è? Devo dire la parola. Cos'è? Cosa misura? Shh. Cosa misura il gradiente? Qualcuno lo sa? L'ho già detto, credo. È una specie di generalizzazione della pendenza. Quindi voi dovete pensare a curve di livello, perché questa è una funzione scalare. Quindi la metafora a cui pensare è quella di una mappa, di una carta topografica con le curve di livello, i punti che hanno la stessa quota sul livello del mare. Se questi sono i punti che hanno tutti lo stesso livello dal mare, dal livello del mare, la stessa altezza dal livello del mare, questi sono altri punti che hanno la stessa quota sul livello del mare, questi sono altri punti che hanno una quota diversa, questi sono punti che hanno una quota diversa, questi sono punti che hanno una quota diversa, e questo sta andando, che so, da 10 metri sul livello del mare, 20 metri, 30, 40, 50, qua in poco spazio la quota sta cambiando molto, è molto ripido lì. Qui invece, per andare da 10 metri sul livello del mare a 50, dovete camminare tanto qua giù. Qua nel giro di poco spazio andate a 10 e 50. Quindi, perché le linee sono vicine, capite che c'è un rapido cambiamento della quota. Prima cosa. Seconda cosa, qual è il gradiente in questo punto? In quel punto il gradiente cos'è? È un vettore che a 90 gradi rispetto alla linea di livello, perché se io mi muovo da questo punto a questo punto non ho cambiato la mia quota. Per cambiare di quota cosa devo fare? Devo camminare in questa direzione? Sì, ho cambiato la mia quota, ma qual è la direzione nella quale, se io mi sposto, la mia quota cambierà di più? E quando io mi sposto così, se io mi sposto obliquamente, mi alzo, ma perché mi alzo? Perché questa è una curva da 10, questa è una curva da 20. Se io mi sposto lungo la curva non mi alzo, rimango a 10. Se io mi sposto in questa direzione mi sto alzando, ma meno che se io mi sposto così. Se io mi sposto così la mia quota va giù, se io mi sposto così la mia quota sale, e sale più di quello che sarebbe salito se andavo in questa direzione. Quindi il gradiente cos'è in un punto? Voi dovete sondare il terreno col vostro piede, siete nella nebbia, non vedete la cima del monte, vedete solo vicino a voi. Dovete sondare coi piedi. Se voi camminate in questa direzione e rimanete allo stesso livello, ok, andate di qua e rimanete allo stesso livello, andate di qua e salite un po', andate di qua e scendete un po', cambiate direzione, andate di qua. Se salite di molto e andate di qua e salite un po' meno, quella è la direzione del gradiente. La direzione del gradiente in un punto è a 90 gradi rispetto alla curva di livello e punta verso salire. Punta verso salire. Quindi questa scrittura qua, che il campo elettrostatico è uguale a meno il gradiente di V, cosa vi dice? Che invece di parlare di curva di livello, voi avete un campo scalare che si misura nel sistema internazionale in volt. Questa è la curva di tutti i punti dello spazio che hanno, che so, 10 volt. Questa è la curva di tutti i punti che hanno 20 volt. Questa è la curva di tutti i punti che hanno 30 volt. Questa è la curva di tutti i punti che hanno 40 volt, eccetera. Quindi, in questa zona qua, andare in questa direzione, da qua a qua, i volt cambiano molto in poco spazio. Qual è il campo elettrico in questo punto? Il campo elettrico, dovete cercare il gradiente e poi cambiare di segno. E in questo punto il gradiente e quindi il campo elettrico sono a 90 gradi rispetto alla linea. Il gradiente è di qua a salire e il campo elettrico è a scendere. Com'è il campo elettrico qui? In questo punto. Il gradiente è di qua, il campo elettrico è di là. Com'è il campo elettrico qui? Il gradiente è di là, il campo elettrico è di qua, a scendere.
Il campo elettrico in un punto cos'è? È il gradiente di V cambiato di segno. Esattamente la stessa metafora delle curve di livello di un escursionista. Invece di avere metri sul livello del mare, avete V. E quanto è la pendenza? Quant'è il gradiente? Se è grande, cioè se in poco spazio il campo, il potenziale elettrostatico cambia molto, il campo elettrico è grande. Se in quella zona, spostandovi, il potenziale elettrostatico cambia di poco, il campo elettrico è piccolo. Avete una montagna ripida o una montagna non ripida? Quindi il campo elettrico è una misura, se volete, della pendenza, della ripidità di, questo, di questa funzione che si chiama V, che non è la livello sulla la quota del, sul livello del mare, ma è una funzione che si chiama potenziale elettrostatico. Qui dovete immaginare lo spazio riempito di colline e di valli che sono non di metri sul livello del mare, ma valori di V. Quindi quando avete qua, sta andando da 10 volt a 40 volt in poco spazio, quindi il campo elettrico qua è in questa direzione ed è molto intenso rispetto a un campo elettrico qui, perché per cambiare di 10 volt qua da questo punto a questo punto devo camminare molto, la pendenza è piccola, invece qua cambio di ben da 10 a 40 di 30 volt in poco spazio. D'accordo? Questo lo diremo giovedì, ma questo è il linguaggio. Anzi, giovedì probabilmente verrò con il proiettore, non perché voglio farvi lezioni al proiettore, ma perché c'è un PowerPoint in cui è infilato un'animazione. E in teoria voi l'avete già trovato, perché è sul sito. E l'animazione ve lo racconto, ve lo anticipo, così voi curiosi, andrete subito a casa a cercarlo. I non curiosi invece aspetteranno che giovedì venga col proiettore. Allora, cosa consiste? La schermata è così: quando lo mettete in modalità visualizzazione il PowerPoint, avete una tavola rasa e qua in alto a sinistra avete una scatola con delle sfere rosse e delle sfere blu. Avete delle sfere rosse e delle sfere blu. Le sfere rosse sono cariche positive e le sfere blu sono cariche negative, ok? Poi avete la possibilità anche di spostare una specie di sonda, e la sonda magari la disegno qua con un asterisco perché in realtà nel programma è arancione, giallo, d'oro. Silenzio! Allora, voi cosa fate? Col mouse trascinate. Avete un serbatoio, avete un sacco di palline rosse e palline blu. Ne mettete una, ok? Poi col cursore prendete la sonda e la mettete in un posto e si apparirà una freccia rossa, e la freccia rossa rappresenta la forza di Lorentz. Quindi la sonda è positiva. Silenzio! La sonda è carica positiva, quindi se mettete una carica rossa e la sonda la mettete qua, vedete apparire una grande freccia rossa che rappresenta la forza che la sonda sentirebbe in presenza del campo elettrico creato da questo. Se poi col mouse spostate la freccia, spostate la sonda, avvicinate, allontanate, vedete la freccia rossa che diventa più o meno grande e cambierà orientazione in base a dove è piazzata la sonda. La parte didattica di questa cosa e che esiste anche, silenzio là in fondo, esiste anche un altro cursore mobile che ha l'aspetto di un mirino, è una specie di rettangolo con un mirino, e voi potete spostare questa intera scatola, quindi spostando il mirino, e avete, man mano che lo spostate, appare una scritta V uguale tot, quindi lui vi dice in quel punto dove il mirino è, vi dice quali sono i volts, qual è il valore di V che vi dà il campo elettrico. Quindi quando il mirino è qua vedete un certo valore. Poi c'è un pulsante che se la pigiate, lui traccia la curva di tutti i punti che hanno lo stesso valore di V. Quindi vi disegna la curva di livello, chiamiamola così. Non sono di livello, non sono metri sul livello del mare, ma sono tutti punti che hanno lo stesso V.
Quindi voi spostando questo e cliccando, se la carica è sola, troverete delle sfere. Tutti i punti sulla sfera avranno lo stesso valore di V. E apparirà la volta. Questo magari sono, che so, 100 volts e questi sono, che so, 25 volts. Poi voi, ogni volta che aggiungete una nuova carica, si aggiorna e voi costruite distribuzioni. Per esempio, una carica rossa, 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 magari ne metto di più. E avete la vostra pazienza, la carica blu. E poi mettete la sonda qua in mezzo. Oppure questa qua col mirino e tracciate le curve di livello. E vedrete il campo elettrico e il campo e il potenziale statico di un distribuzione planare, eccetera, eccetera, eccetera. La faremo assieme giovedì per pochi minuti, perché è un gioco, ma questo acquisterà significato per voi se la fate voi. Non ha senso che io mi metta qua a fare la lavagna. Vi faccio solo vedere rapidamente come funziona il programma, ma voi siete intelligentissimi, non serve neanche che io lo faccia vedere, vi apro il file e voi giocherete. E ognuno giocando acquisterà esperienza. Chi non gioca, esperienza non l'avrà. Chi invece spende un'ora o mezz'ora del suo tempo a giocare con questo acquisterà un sacco di sensibilità. Ok? Ci vediamo giovedì.